Guarda che mi sta contorta. Innanzitutto io voglio esprimere il, perdonatemi l'espressione, gradimento del coordinamento all'idea di un'autority che si prenda cura della gestione degli NPL al fine di socializzare gli utili che da questi potrebbero derivare, anziché lasciare che gli stessi siano nelle mani di speculatori, nel migliore dei casi nazionali, ma molto più spesso internazionali. Quest'idea, abbinata al concetto di tutela del risparmio sotto forma del mattone, appartiene da sempre alle nostre proposte e quindi è inutile che in questo momento io vada a ripassare ciò che abbiamo chiesto, perché tutti credo, come risparmiatori, avete ben chiaro qual è stata l'attività svolta dal coordinamento in questi anni. E ciò che vorrei in questa sede affermare è che credo importante che nella nostra regione vi sia un patto d'onore davvero per arrivare ad una comunione di intenti finalizzata alla tutela degli interessi di tutti. E incisi dalla vicenda delle banche non ci sono solo i risparmiatori, che sono i maggiori incisi, cioè coloro che hanno subito la perdita maggiore, ma c'è un'intera economia di un territorio che è stata dimenticata nel momento in cui la politica per 3 anni, ricordiamoci che siamo al 3° anno dalle crisi, la politica per 3 anni si è discostata da quelle che sono state le vere problematiche del territorio per concentrarsi su questioni, su scaramucce parallele, ma che non hanno affrontato con serietà il tema. E è inutile ragionare su ciò che è accaduto, dobbiamo concentrarci su quello che possiamo fare per migliorare. Per migliorare possiamo raccogliere l'offerta che oggi viene lanciata di ritrovarci all'interno di questo patto d'onore per migliorare la situazione, ottenere il rimborso per i risparmiatori, salvare l'economia di una regione che ancora non ce ne rendiamo conto, perché le forze di comunicazione sono estremamente potenti e anche prima che sono uscito per una necessità al bar ho letto sul giornale che la crisi delle banche è superata perché finalmente gli imprenditori hanno nuovamente accesso al credito. Affermazione del tutto destituita da fondamento. L'aridità di credito in questa regione è totale. E quindi noi dobbiamo prendere atto, anche forze politiche che sino ad ora in qualche maniera hanno nicchiato e che si risvegliano in periodo elettorale, talvolta sembra che davvero le rappresentazioni cinematografiche del risveglio degli zombie vadano ad avvicinarsi ad una realtà che purtroppo viviamo. E la crisi del credito c'è, questa è una società, quella veneta, estremamente bancocentrica, cioè dipendiamo tutti quanti dall'erogazione del credito, perché eravamo in una condizione di comunione con quel sistema bancario che volutamente il governo ha deciso di distruggere. Quando noi facevamo le prime affermazioni che l'obiettivo della politica non era il risanamento delle banche, ma era consentire la scalata delle stesse, ed è emerso chiaramente dalla semplice lettura del decreto di trasformazione delle banche, dove ha come premessa per consentire l'accesso dei capitali stranieri al mercato del credito in Italia. Il mercato del credito in Italia viene rappresentato in maniera consistente, se non dominante, dal mercato del credito veneto, e dalle affermazioni che sono emerse in questi giorni e riportate dagli organi di stampa circa le conversazioni che si sono tenute fra il Premier, l'allora Premier Renzi, il signor De Benedetti ed altri, dove dicevano: risolviamo questo problema del voto capitario. Voto capitario che a nostro avviso rappresenta un baluardo di democrazia ed un baluardo di solidità di ogni struttura. Chi fa affermazioni, anche determinate forze politiche,
che il voto capitario sia alla base di tutti i mali, probabilmente o ha fatto studi differenti dai miei, oppure ha una visione della società differente dalla mia e anche da coloro che accedevano e sono entrati nelle cooperative proprio sulla scorta e sulla premessa del voto capitario come garanzia. Il voto capitario può avere tanti difetti, ma sicuramente non consente la scalata alle società da parte di capitali esteri che probabilmente possono avere, esterni, non esteri, possono avere interessi differenti rispetto a quelli di coloro che originariamente hanno dato vita a delle strutture che sono nate, sorte, cresciute, sviluppate con il lavoro di tutti. Quindi sono differenti impostazioni ideologiche di pensiero. Da una parte c'è una scuola di pensiero che ritiene che al centro della società ci debba essere la persona, e io e noi come coordinamento apparteniamo a questa scuola di pensiero. Dall'altra ci sono pensieri concorrenti di pari dignità, poi sta a ognuno di noi scegliere a quale affiancarsi, che invece dicono no, la nostra società non ha l'uomo al centro, la nostra società ha il capitale al centro. Ma il capitale in mano di chi è? Non è in mano nostra. E quindi nel momento in cui si abbraccia questa filosofia neoliberista o liberista pura, sicuramente dobbiamo renderci conto che di fatto ci spogliamo di una parte di dignità umana che è rappresentata invece dal concetto del voto capitario. Ma queste sono disquisizioni di filosofia economica. Sta di fatto che le scelte che il governo ha operato sono state scelte fatte deliberatamente al fine di consentire che queste banche venete, che rappresentavano una anomalia all'interno del panorama economico italiano ed europeo, potessero transitare nel grande capitale. Perché un'anomalia? Perché due banche popolari, ma non è problema le banche popolari, due banche con voto capitario e quindi sottratte al controllo della grande finanza, erano in mano al popolo, erano in mano a noi, con tutti i difetti che noi tutti abbiamo. Perché io da cristiano cattolico sempre affermo che senza peccato scagli la prima pietra, però dobbiamo anche pesare i peccati. Sono maggiori i peccati nostri di uomini o sono maggiori i peccati della grande finanza, delle grandi forze economiche che condizionano la vita delle persone, che spostano le risorse economiche da un angolo all'altro del mondo per massimizzare il profitto e renderci tutti servi in una condizione di produttore-consumatore? Ecco, questi sono i temi che per noi sono fondamentali anche nell'affrontare questa vicenda. Temi che avevamo esposto già in sede di trasformazione delle banche, di voto di trasformazione, momento in cui è stato difficile arrivare ad un dialogo proprio perché lo scontro, diciamo, impari con la grande forza della comunicazione rappresentata dal potente mondo degli interessi finanziari ci ha impedito di esprimere quei pareri. Oggi però mi pare che ci ritroviamo un pochettino all'anno zero nell'affrontare quelle stesse tematiche. Non importa, ripartiamo con un patto d'onore. Il nostro punto di vista su questo è chiaro. L'onore non lo si afferma, l'onore lo si dimostra. L'onore lo si dimostra sul campo, con la propria storia, con le proprie azioni, con la determinazione con il quale si affrontano le battaglie. Noi di battaglie come coordinamento ne abbiamo fatte parecchie, ne abbiamo fatta una anche ieri, che purtroppo ha avuto un'evoluzione contraria a quella che era il nostro programma, però quotidianamente noi cerchiamo di mantenere vivo il problema delle banche, per noi risparmiatori, il problema del territorio. E qui oggi, per la prima volta, trovo riunite tante persone che cominciano a comprendere che il problema non è solo banche, il problema non è solo risparmiatore, il problema è anche l'economia del territorio, il problema è anche la persona. E faccio un richiamo perché qui vedo molti volti che non ho visto nel corso delle manifestazioni. Signori, non illudiamoci che i problemi si possano affrontare con un atteggiamento piccolo borghese perbenista, rimanendo al balcone a sorseggiare il caffè e va avanti di crimine di andare.
problemi come questi richiedono un impegno chiaro, leale, coraggioso da parte di tutti. Noi abbiamo lanciato un motto che appartiene alla tradizione veneta, duri ai banchi. Duri ai banchi ha un significato profondissimo nella nostra tradizione, dovrebbe entrare nell'animo di ogni persona. Ognuno ha il proprio posto nel momento del dovere, ognuno faccia il proprio dovere, non indietreggiare, non aver paura, non nascondersi aspettando che gli altri risolvano il problema. Questo è il patto d'onore che ci deve legare. Se noi 200.000 risparmiatori, in un modo o nell'altro, da una parte o dall'altra, non ha importanza, riusciamo a trovare un momento di coesione per il nostro interesse di recuperare i denari, ma anche un momento di coesione per far capire a questa società veneta che ciò che abbiamo perduto non sono gli 11 miliardi dei risparmiatori, ma è un'indipendenza nel settore del credito, è una impossibilità di mantenere vivo quel tessuto che era virtuoso di debito credito, banca e imprenditore, che capitalizzava in via indiretta le nostre società, che oggi invece sono completamente decapitalizzate, carenti dal punto di vista patrimoniale interno, perché non c'è più la relazione con la banca popolare, di cui erano soci, e quei soci sono spariti. Allora noi questa battaglia non la vinceremo. Noi dovremmo, da oggi in poi, cominciare a contaminare, perché questa è la visione che gli altri hanno, a contaminare la società di questi principi che sono fondamentali per la nostra sopravvivenza. Il Veneto non è la Baviera, non è la Germania, non è la Francia, non è la Germania, non è l'America. Il Veneto ha una storia, ha un tessuto sociale, ha un modo di intendere la vita, ha una lingua che è differente dal resto d'Italia e dal resto del mondo. Noi non siamo né migliori né peggiori, abbiamo una società organizzata in maniera differente. In questa organizzazione noi dobbiamo, se vogliamo, continuare a vivere. Altrimenti sappiate che la massificazione dei grandi centri di potere e dei dipendenti, magari ben pagati come in America o come in Germania, però ci toglie quelle libertà cui noi veneti siamo aggrappati per tradizione millenaria. Il Veneto è un'area di libertà da sempre. Nel Veneto si sono sviluppate le piccole e medie imprese, tutti siamo partite IVA per viva perché? Perché fa parte del nostro DNA. Un uomo libero intraprende, un uomo servo va a chiedere lavoro alla grande azienda. La differenza tra noi e il resto del mondo sta in questo. Noi vogliamo la nostra libertà, però sappiate che la libertà è un bene di lusso, la libertà si paga, la libertà richiede impegno quotidiano, la libertà richiede dignità e onore. Grazie. Bravo Andrea.